Allora, il gruppo, la commissione di ieri sera è partita da degli elementi di contesto che sono gli stessi affrontati nell'intervento di ieri, per cui in parte li possiamo saltare. Ovviamente, come dire, è chiaro che è stato importante partire dalle difficoltà dello scenario attuale, quindi le difficoltà dal punto di vista politico, normativo, per chi produce welfare, per chi è orientato al perseguimento della universalità dei diritti nel momento in cui tutte queste cose qua, che sono i principi cardine della modernità liberale, mica della rivoluzione bolscevica, vengono messi in discussione. Quindi primo elemento che ci ha preoccupato da un lato, ma dato convincimento e forza dall'altro. E poi siamo partiti da un passaggio della relazione di Vincenzo che abbiamo assunto, ma assunto in maniera problematica. Ovvero, c'è un problema di giustizia in questo paese, non tanto di onestà, che non vuol dire che non ci sia un problema di onestà, ma vuol dire che per quello che ci riguarda la linea di frattura importante, quella su cui si va a lavorare politicamente, resta quella tra chi ha e quindi può e chi non ha e quindi non può o deve, come dire, trovare delle altre forme evidentemente di mutualismo, di solidarietà. Ripeto, non interpretatelo come andiamo a rubare la marmellata, viva i disonesti, ma faccio semplicemente un esempio. C'è Lesignoli da qualche parte e faccio una piccola battuta, una piccola parentesi, così mando anche un pensiero ad Alessandra Pessina che non può essere qua per problemi familiari importanti, insomma, ma si è seguita tutta la battaglia, non la campagna sulle slot. Le slot machine, quelle legali, sono oneste, non si ruba un euro, quelle legali, biscazzieri, clandestini, chi se ne frega. Cioè, ci sono le slot machine perfettamente legali e gestite onestamente, non c'è un euro che finisce in tasca di nessuno. Ma producono un modello, impongono un modello di città, di vivere insieme, che è ingiusto, non disonesto, che è, come dire, che sviluppa alienazione, isolamento, impoverimento e non relazioni, condivisione di saperi e quant'altro. Quindi attenzione, perché per noi quella roba lì non va bene perché è ingiusta, non va bene, non è che ci basta che sia legale perché lo accettiamo. E quindi, detto questo, come dire, abbiamo detto, vabbè, c'è un contesto complicato, ma consolidiamo l'aspetto sociale delle nostre proposte, perché questo è prioritario. Ci giochiamo democrazia e diritti. La città accogliente, citava qualcheduno, aperta, deve essere lo spazio strategico delle nostre azioni. È lì che si deve sviluppare un modello di politiche integrate e intersettoriali, partendo da una lettura consapevole e informata, formata anche, dei mutamenti che avvengono all'interno dello spazio urbano, a partire dai cambiamenti del tessuto produttivo, perché è chiaro che nel momento in cui andiamo a leggere dei cambiamenti dobbiamo andare a vedere dove si danno in maniera più significativa e quindi dalla centralità della produzione alla distribuzione, come cambiano le periferie. Tutto questo non riguarda lo sport in senso stretto, ma la nostra azione sì. In questo scenario individuiamo spazi da presidiare e riqualificare dal punto di vista sociale e riattivare politicamente, permettetemi, a partire dalla scuola pubblica che riprenda il suo ruolo di democrazia e uguaglianza, dagli spazi pubblici da estendere e mettere a disposizione di tutta la cittadinanza, dalle periferie ai luoghi della salute, intesi come benessere di comunità, relazioni sociali tra uguali. Valentina prima ha citato i consultori, luoghi della salute in città sono quelli, come dire, le politiche di genere abbiano a che fare anche con queste battaglie che sono di uguaglianza e di diritti, attraverso la salute in quel caso. Dalle periferie e dai luoghi isolati per eccellenza, abbiamo fatto un passaggio importante sul carcere, ci siamo detti va superato in quanto tale, ma nel frattempo lavoriamo all'interno. Faccio una piccola parentesi perché diciamo che noi luoghi isolati non ne vogliamo, tutto deve essere messo in relazione. Bene, stiamo provando a fare un passaggio complicato col Ministero in merito alle nostre attività da estendere anche al 41 bis. È una proposta complicata, nel senso che è chiaro che è un passaggio politico, ma per noi l'isolamento non ci deve essere a nessun livello, che non vuol dire, come dire, stare con nessuno, discorso di prima. Perché i tempi in cui la cifra e la solitudine vanno completamente sovvertiti, lavoriamo per la relazione a tutti i livelli. Un passaggio importante è stato su quelli che sono gli strumenti organizzati, operativi, fondamentali per sviluppare queste azioni. E allora abbiamo detto ridare ruolo alle nostre associazioni sportive affiliate, specie nel rapporto con la scuola, ovviamente, nell'interesse pubblico, col carcere e quant'altro. Menzione particolare merita il Sud, dove dobbiamo e possiamo ripartire per rilanciare modalità di azioni nuove in uno degli ambiti in cui quelle difficoltà sociali, non solo le difficoltà nostre, si stanno verificando con particolare intensità.
Lavoriamo per perseguire questi obiettivi anche su aspetti interni, non soltanto organizzativi. La formazione per dirigenti deve essere centrale e strategica e orientata a questa condivisione politica, e l'integrazione tra le politiche è un orizzonte costante. Il passaggio intermedio non è fare delle azioni e basta, ma trasformarle in massa critica. Possiamo anche farne una, ma che sviluppa rapporti di forza invece che 100 che restano lì, perché il passaggio sarà appunto cambiare i rapporti di forza a livello più generale. Le difficoltà ci sono, ma abbiamo potenzialità diffuse. Consegno alla Presidenza la relazione, insomma il report del gruppo di lavoro, consegno il report di un gruppo di lavoro che non era consegnato nel programma, però questo sono, come dire, entropie nostre. Mi riservo ovviamente di integrarlo con quello che sarà venuto in mente in questa fase, perché l'abbiamo fatto al volo. Grazie. Grazie Fabrizio.